Si scontrano a giochi fatti Giulianova Salvo ed Olimpia Agnonese retrocesse. I numeri dicono questo, così che il match di recupero della 26esima di ritorno si depotenzia del valore tabellare, ma non di quello agonistico prospettico. Nel mentre della progettualità della stagione prossima, Bitetto manda in campo la squadra che ha chiuso la gara con il campo basso, con Cucchi, D'Antonio, Antonelli, Berlafante e Massetti, eppure Di Rosa che preferisce Litterio, Di Lollo, Carnevale e Sbordone. Le immagini del perfetto montaggio di Maria Carannante ci consegnano subito in minuto 8. Rovesciamento di fronte innescato da Paudice, condotto da De Cerchio, fino alla conclusione deviata in angolo da Caputo. Gol mangiato e via discorrendo. Al 21esimo il pasticcio giallorosso, Danna pressato al limite dell'area, tocca all'indietro e non si arrende al pari numero Amaia, che a gioco facile contro Mora. Vantaggio esterno. Il Giulianova non si perde d'animo e continua a fare la partita, lasciando ai molisani rare incursioni in area avversa. Lo stesso Danna al 33esimo prova a rimediare all'errore che ha generato il vantaggio ospite con diagonale potente ma fuori bersaglio. L'Olimpia resiste al 41esimo anche poco prima dello scadere del tempo, quando Paudice prima e Massetti poi non sono proprio fortunati contro l'estremo difensore e una selva di gambe respingenti. Il tempo per i Granata di perdere Barbato e Rosa, infortunati rilevati da Page e Sapone, e si va al riposo. Una manciata di secondi per Barlafante, che cerca il pertugio giusto, chiuso opportunamente da Caputo. Replica Granata con Amaia, lanciata da un capo all'altro del campo alla sfera, ma la conclusione è da dimenticare. Un minuto, Antonelli ricama deliziosamente per Paudice, che ha purtroppo tutte le colpe del mancato gol, non davvero attaccante, quale invece si è rivelato in questa stagione. Bitetto prova a cambiare, Galli per caso, Tedone per D'Antonio, entra anche Cipriani, l'Agnonese ha 10 uomini dietro la palla e non è facile trovare spazi, mettici pure la giornata sottotono degli attaccanti e ti spieghi il raddoppio Granata. Prontezza nella rimessa laterale, un taglio verticale per Sapone, al limite dell'offside che va da solo a depositare il raddoppio. La gara in pratica ha il finale anticipato, non una bella partita per il Giulianova e per il rientrante in panca Bitetto, arruffoni e poco lucidi, sebbene non sia mancato l'impegno. Bravi i molisani, agonisticamente intensi, accorti, si dice così, e pragmatici. Mister, una gara, io l'ho definita agonisticamente molto valida, attenta, giudiziosa, che vi ha portato a successo, no? Sì, assolutamente. Non noi, ma anche loro sono contento di aver visto una partita carica di grinta, voglia, determinazione. Cioè, il campionato va onorato fino all'ultima partita, sempre. Vi aspettavate un Giulianova così arruffone, così carico di testa, come ha detto il capitano Danna? Ma noi ci aspettavamo un Giulianova grintoso, che sa ripartire bene, con due attaccanti fortissimi, con esperienza nel suo capitano, tanti giovani bravi, non ci aspettavamo questo. Il futuro di questa Agnonese è ripartire proprio dalla partita di oggi, no? Ma il futuro immediato sì, quindi continueremo ad onorare il campionato, a batterci su tutti i palloni fino all'ultima giornata. Il futuro dell'Agnonese non lo so, vedrà la società. Il futuro di Di Rosa? Il futuro di Di Rosa vedrà insieme ai figli, alla moglie, ecco, vedremo. Cosa è mancato oggi al Giulianova? Sicuramente non l'impegno. No, guarda, questi ragazzi non posso dire nulla, si sono impegnati, però non è semplice affrontare queste partite, perché questa squadra ha bisogno di motivazioni, di cattiverie, ma cattiveria agonistica. Quando vengono a mancare queste componenti si fa fatica. Oggi soprattutto l'attenzione è venuta a mancare, abbiamo preso un gol un pochino paradossale, direi. Però abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol e ci è andata male. Il loro portiere ha fatto 2-3 interventi decisivi. Bitetto cosa vi ha detto? No, Bitetto è uno, sposiamo lo stesso progetto, il mister è la mia stessa linea.
normale, qua nessuno vuole perdere, vogliamo vincere, ci alleniamo duramente per migliorarsi. E oggi dispiace per i tifosi, soprattutto anche per mister, perché è una persona che ha voglia sempre di vincere come noi, però quando non arrivano i risultati fa male, soprattutto giocando in casa nostra.